Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Illustrato in prima commissione il bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima commissione consiliare presieduta da Daniele Nicchi si è riunita per iniziare l'esame del bilancio di previsione 2020-2021-2022 dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il presidente di Palazzo Cesaroni, Marco Squarta, illustrando l'atto ai commissari, ha ricordato che la proposta di bilancio previsionale è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza. Abbiamo dato, ha sottolineato Squarta, un segnale forte di riduzione della spesa come mai c'era stato prima, con un risparmio di circa 700.000 euro, ottenuto grazie alla riduzione del trasferimento da parte della Giunta di 200.000 euro, a cui si aggiunge l'impegno della restituzione di 500.000 euro appena verrà certificato l'avanzo. Il quadro generale presenta entrate per 19.230.000 euro, di cui 18.100.000 euro trasferiti dalla Giunta, con una riduzione importante ogni anno, visto che nel 2010 venivano trasferiti 22.600.000 euro. A questi si aggiungono i trasferimenti da parte dell'Agicom di circa 100.000 euro, 288.000 euro di altre entrate, un avanzo applicato che riguarda l'esercizio dell'anno precedente di circa 700.000 euro. Le voci di spesa del bilancio di Palazzo Cesaroni riguardano gli organi istituzionali per il 48%, il personale 34%, beni e servizi 11%. Nelle spese ci sono circa 9.300.000 euro di competenze per organi e assegni vitalizi, tra cui indennità di fine mandato degli amministratori regionali per 700.000 euro, indennità per gli assessori esterni 380.000 euro, assegni vitalizi 3.500.000, funzionamento gruppi consigliari 150.000 euro, personale dei gruppi 940.000, IRAP per gli assegni vitalizi 530.000, indennità amministratori regionali 3 milioni. Inoltre ci sono circa 400.000 euro di trasferimenti di fondi ai vari organismi come l'ISUC 120.000 euro, Centro per gli Studi Giuridici 50.000, CAL 21.000, Corecom 97.000, funzionamento del Corecom altri 100.000. A cui poi vanno aggiunte le spese per il personale 6.600.000 euro, revisori 140.000 euro, 2 milioni per acquisizioni beni e servizi, 380.000 euro di fondi di accantonamento. E sempre in prima commissione è esaminata la relazione del Corecom sull'attività del 2019. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, si è riunita a Palazzo Cesaroni per esaminare la relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni sull'attività svolta nel 2019. La Commissione ha approvato all'unanimità la trasmissione dell'atto per il dibattito in aula. Illustrando la relazione sull'attività del Comitato, il presidente del Corecom, Marco Mazzoni, ha sottolineato che nel 2019 le istanze presentate dai cittadini umbri al Comitato per risolvere contenziosi con operatori di telefonia e pay TV sono state 4.189, con un incremento dell'8% rispetto al 2018. Di cui 3.316 conciliazioni con un aumento del 7% sull'anno precedente e 404 definizioni, 4 in più rispetto al 2018. Il 2019 è stato anche l'anno del consolidamento di Concilia Web, la piattaforma completamente online per la gestione delle controversie. È per questo che quest'anno non è possibile dire quanti soldi sono stati restituiti agli umbri. Erano stati 1.300.000 nel 2016 e 1.200.000 euro nel 2017, perché con la piattaforma telematica tutto è accentrato ad Agicom. Tra le funzioni proprie del Corecom c'è la verifica del rispetto della par condicio e l'attività in campagna elettorale, e nel 2019 questo ha comportato un gran lavoro perché si sono tenute 3 tornate elettorali, le europee, le comunali e le regionali. Altra attività importante del Corecom è la verifica del pluralismo politico e istituzionale nel TGR Umbria, e nel 2019 sono state visionate 1.095 edizioni per un totale di circa 255 ore.
Infine Mazzoni ha sottolineato l'impegno del Corecom dell'Umbria per il cyberbullismo. Focus della seconda commissione sulla situazione della infrastruttura ex Ferrovia Centrale Umbra. In audizione a Palazzo Cesaroni il sindacato Orsa. Il servizio. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, continua ad interessarsi della situazione dello stato dell'arte dell'infrastruttura ex Ferrovia Centrale Umbra attraverso audizioni delle sigle sindacali di settore. Dopo aver ascoltato i rappresentanti di FILT CGL e FIT CISL, è stata la volta del sindacato Orsa, rappresentato a Palazzo Cesaroni dal segretario regionale Gianluigi Morozzi, accompagnato da Massimo Ciani e Alessio Mastrofabi. Dopo aver ribadito l'importanza strategica dell'infrastruttura ferroviaria per lo sviluppo dell'intera regione, sono state richiamate tra le altre due importanti priorità rispetto al trasporto: un progetto razionale di prospettiva sul trasporto ferroviario e il superamento dell'attuale duopolio di gestione attuato da Trenitalia e Busitalia. In un documento illustrato dal segretario Morozzi viene sottolineato dunque l'auspicio di alienare da Busitalia il segmento ferro e assegnare i servizi e il personale a Trenitalia, consentendo a Busitalia di concentrarsi sul proprio core business e nel contempo di realizzare un unico centro decisionale ferroviario propedeutico alla razionalizzazione e sviluppo dell'offerta commerciale con collegamenti Sansepolcro Terni Perugia Fontivegge Perugia Roma via Terni, servizi per l'ospedale di Perugia. Secondo il sindacato Orsa, questa nuova organizzazione agevolerebbe tra l'altro il rinnovo dei mezzi ferroviari, non più procrastinabile per le nuove normative di sicurezza, consentendo di accedere alla distribuzione dei nuovi materiali in consegna a Trenitalia. Al termine dell'audizione, il presidente Mancini, auspicando il futuro dell'ex FCU anche oltre la tratta regionale, ha proposto ai commissari presenti la possibilità di invitare nuovamente in commissione tutte le sigle sindacali del settore per condividere un documento che preveda una serie di proposte utili allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, sia rispetto ai collegamenti interni che con regioni confinanti. In terza commissione, audizione dei rappresentanti della Federazione Italiana per il superamento dell'handicap Fisch Umbria Ollus per un confronto sulle politiche, sugli interventi a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Gli intervenuti hanno chiesto alla Regione di adottare le direttive previste nel Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, garantendo interventi e politiche sulla disabilità che siano appropriati, trasparenti, equi e sostenibili, che debbano essere espressione di un progetto personale, un criterio già fissato sulla carta ma ancora non attuato concretamente. Le associazioni chiedono di essere chiamate in causa nel momento dell'elaborazione delle proposte politiche e che si distingua il ruolo di chi, nella non autosufficienza, è portatore di diritti, ovvero le famiglie e le persone disabili, e di chi è portatore di interessi. Le persone devono essere libere di scegliere il tipo di assistenza di cui abbisognano e i loro progetti di vita indipendente devono poter contare su risorse adeguate e sulla uniformità di trattamento in tutte le zone sociali. Ribadite anche le difficoltà nel passaggio all'età adulta di ragazzi e ragazze con disabilità cognitive. Al termine dell'adolescenza non ci sono servizi sociosanitari dedicati a loro e vengono praticamente abbandonati. Oltre al tema della vita indipendente, su cui c'è già una proposta di legge molto attesa dalle associazioni che vorrebbero toglierla dall'oblio, viene chiesto anche di pensare a una legge quadro che contempli il principio denominato dopo di noi, per cui si battono da anni le famiglie con ragazzi disabili allo scopo di garantire loro un futuro. La Commissione sta pensando a una proposta di risoluzione che vada ad integrarsi con il lavoro che l'Assessorato alla Sanità sta portando avanti in tema di disabilità. Un documento dove siano rappresentate le esigenze sia delle associazioni che tutelano gli interessi dei disabili che degli altri attori impegnati nel terzo settore, prevedendo un ulteriore momento di approfondimento ed incontro allargato a tutti i soggetti interessati per la massima condivisione delle decisioni che si andranno a prendere. Semplificare e razionalizzare le procedure per la concessione di contributi a sostegno della presenza alle fiere internazionali di settore. Questa è la richiesta avanzata durante l'audizione in seconda commissione dai rappresentanti del cluster nautico dell'Umbria, un gruppo di imprese del comparto associate dal 2011.
Dopo l'illustrazione delle attività e dei risultati raggiunti, dai componenti della Commissione è stato espresso il riconoscimento dell'importanza del cluster per l'economia regionale e l'intenzione di assicurare attenzione alle questioni sollevate dai referenti delle imprese associate nelle cluster. La seconda commissione ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta di risoluzione sottoscritta dai consiglieri Mancini, Rondini, Peppucci, Pastorelli e Carissimi della Lega, che impegna la giunta di Palazzo Donini a chiedere al governo l'esenzione dal pagamento dell'IMU per le strutture ricettive turistiche, nonché l'istituzione di un fondo destinato ai comuni per compensare il conseguente minor gettito. L'atto di indirizzo, collegato all'estendersi sul territorio nazionale dell'emergenza sanitaria relativa al coronavirus, valuta positivamente i provvedimenti con cui la Giunta ha stanziato 31 milioni a sostegno del sistema produttivo regionale ed evidenzia gli effetti negativi della crisi del settore turistico sull'occupazione. I consiglieri regionali di opposizione, Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porsi del Partito Democratico, Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle, Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria e Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, annunciano la presentazione di una interrogazione con cui chiedono alla Giunta di Palazzo Donini un intervento urgente e deciso con nuovi concorsi, stabilizzazioni e scorrimenti per il personale del sistema sanitario umbro. Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, ha annunciato la presentazione di due interrogazioni. Nella prima chiede alla Giunta regionale quali azioni sta svolgendo, intende svolgere per far sì che si proceda il più velocemente possibile alla realizzazione della E78 nel tratto umbro. L'altro atto ispettivo riguarda la complessa situazione dell'azienda Trafomec di Tavernelle. Fora chiede alla Giunta quali azioni sono state o verranno messe in campo per agevolare la risoluzione del problema e se la Regione non ritenga utile provvedere all'immediata attivazione del tavolo di crisi, come richiesto dalle rappresentanze sindacali. I consiglieri Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi del PD, Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria e Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, con una interrogazione chiedono di sapere se la Giunta regionale intenda mantenere fede agli impegni presi con le previsioni di investimenti strutturali contenute nel Piano Regionale Sanitario 2019-2021 per il recupero dell'area ex ospedale Calai di Gualdo Tadino e incrementare le risorse già indicate. Si è svolta a Palazzo Cesaroni la cerimonia di proclamazione dei vincitori del bando, indetto dal Corecom, dedicato al turismo slow all'interno del progetto TV di Comunità 2019. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. 16 video e 6 podcast narrativi per promuovere il turismo lento in Umbria tra i giovani. Tanti sono i prodotti multimediali realizzati da TV, radio e organizzazioni del terzo settore dell'Umbria con il progetto TV di Comunità 2019. Organizzato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, il Corecom Umbria, dedicato al turismo slow, raccontare per promuovere l'Umbria, economia e cultura, il futuro è digitale. La cerimonia per la proclamazione degli eletti si è svolta a Palazzo Cesaroni alla presenza del presidente dell'Assemblea Legislativa Marco Squarta, del presidente del Corecom Marco Mazzoni e dei consiglieri Maria Mazzoli e Stefania Severi. Ottimo il tema del turismo slow e il coinvolgimento dei giovani, ha detto il presidente Squarta salutando i premiati. Quella del turismo lento, ha sottolineato, è una tipologia che si lega perfettamente con la valorizzazione e la disciplina dei cammini paesaggistici e degli itinerari di pellegrinaggio in Umbria. Il presidente del Corecom Marco Mazzoni, dopo aver ribadito l'importanza di sostenere una comunicazione dal basso, ha spiegato come questa edizione del premio si sia focalizzata sul turismo lento, motore di sviluppo delle zone interne, delle piccole realtà ricche di tradizioni, che i giovani sono chiamati a conoscere, conservare, comunicare. 4 le produzioni presentate dalle emittenti televisive, 3 da quelle radiofoniche e 4 dalle associazioni. Per le emittenti televisive al primo posto si è classificata Umbria TV, al secondo RTUA Tele Orvieto 2, al terzo TEF Channel, al quarto posto Teleradio Gubbio. Per le emittenti radiofoniche al primo posto Radio Tadino, al secondo Radio Gente Umbra, al terzo posto Radio Regional. Per le associazioni al primo posto si è classificata l'associazione Realmente, al secondo l'associazione Mente Glocale, al terzo l'associazione Culturale Argo, al quarto posto l'associazione Nuovo Ente Palio dei Quartieri.
Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.